Il programma è realizzato in collaborazione con Minotti Cucine, azienda agricola La Prendina, Turri, olio di frantoio dal 1951. Bellini, particolare e inconfondibile. Ben ritrovati, oggi a ispirare Massimo ci ha pensato l'inverno, perché nella sua ricetta utilizzerà le verze, che è una cultura tipica di questa stagione, ma c'è anche l'anitra che viene consumata solitamente e per tradizione nei mesi più freddi. Ma non è tutto, Massimo ci ha aggiunto il suo tocco personalissimo, perché c'è anche il taleggio e soprattutto c'è una forma particolare, lo strudel. Beh, insomma, allora, vediamo subito gli ingredienti. 250 g di pasta sfoglia, 200 g di verze lessate, 100 g di patate lessate, 100 g di anitra affumicata, 100 g anche di ricotta, 50 g di grana grattugiato, un etto di taleggio, 50 g di panna fresca, 2 uova, amido di mais, sale e pepe, olio extravergine di oliva. Anche lo strudel, ma guarda ciò. Oggi, cari amici, prepariamo lo strudel, ma non il tradizionale con le mele, i pinoli, insomma quello dolce. Prepariamo uno strudel tutto salato. Gli ingredienti principali, verza, patate e il petto d'anatra affumicato. Come si procede? In una padella, olio extravergine di oliva, naturalmente gardesano, più delicato e rispettoso. Vado a tagliare subito la verza. Vado a utilizzare l'abbinamento dello strudel, quindi come crema di taleggio, perché il taleggio ha un gusto deciso ma mantiene anche un retrogusto dolciastro e oltremodo si presta bene in cottura, quindi si scioglie bene, reagisce bene il calore. Lo lasciamo per 5 minuti, controlliamo le nostre verze, aggiustiamo di pepe, un po' di sale e lo aiutiamo con un po' di vino bianco. La verza in padella reagisce con retrogusto amarognolo e quindi il vino bianco l'aiuta, gli dà quel tocco di dolce. Con l'alcol se ne va la parte amarotica e resta il sapore del vino, dell'uva. Qualche minutino, nel frattempo prepariamo la sfoglia. Per comodità l'ho già preparata, quindi il classico impasto di burro, farina, lo vado a porre qui, prendiamo del petto d'anatra affumicato, lo tagliamo a listarelle in questo modo, quindi ricapitoliamo, abbiamo la verza al retrogusto amarotico, il petto d'anatra dà il sapore deciso e le patate che aiutano a dare un po' di sostanza al nostro piatto e la crema, il taleggio d'equilibrio del tutto. Ancora un goccino di vino. Una mescolatina, togliamo dal fuoco, perfetto, aggiungiamo un po' di ricotta fresca, può bastare, una bella mescolatina, e quindi siamo pronti per la farcitura, quindi al centro, generosi, uno strudel che può soddisfare almeno 4-5 porzioni, quindi 4-5 persone, bene così. Avvolgiamo, un po' di pressione, in questo modo. Togliamo l'eccesso della sfoglia all'estremità. Bene. Andiamo a porre il tutto in forno per 20 minuti a una temperatura costante di 180 gradi. Benissimo, prendiamo il nostro strudel, perfetto. Pronto, devo togliere la carta oleata e procediamo con taglio. In questo modo, 1, 2, 3, 4. Pronta anche la nostra crema di taleggio. Andiamo a porla al centro del nostro piatto. Può bastare. Andiamo a riprendere la verza, la appoggiamo delicatamente al centro.
andremo a porre semplicemente il nostro strudel sopra, quindi innalziamo un po' il piatto, tre possono bastare. Riprendiamo anche l'anatra, perché no? Andiamo a porla semplicemente a lato, quindi quattro scaloppine d'anatra, un po' di pressione e il pezzettino di taleggio, un po' di prezzemolo, direi che può bastare. Ma guarda, col taleggio, l'anatra e con tutti questi sapori qua, ho pensato a un bianco strutturato, quindi un Sauvignon, il Valbruna dell'azienda agricola La Cavalchina. Perché? Perché l'uva, ad esempio, per questo vino, una volta di raspata viene pigiata e inviata alla pressatura, dove rimane per qualche ora, ed è lì il vero segreto di questo vino, perché è lì che nasce tutta l'intensità degli aromi e dei profumi per questo nettare. Certo che Ghele Verse, Ghele l'anatra, ti sei da in corte per fare questo piatto qua? Certo Stefano, stiamo parlando dell'anatra, d'altronde è una carne animale da cortile storica per la cucina veneta. Indubbiamente che si è presentata affumicata, nata come tecnica ed esigenza di conservazione, le verze, quindi sì, piatto tutto veneto, sentirai che prelibatezza. Bravo Massimo, complimenti, anche per oggi la sinfonia è compiuta. Se volete rivederla andate su YouTube e digitate Sinfonia di Sapori. Ci vediamo la settimana prossima. Cin cin! Particolare e inconfondibile. Minotti Cucine. Azienda agricola La Prendina. Turri, olio di frantoio dal 1951. Vi ringraziano per l'ascolto.